Bene, adesso passo la parola al dottor Cardella, il procuratore generale presso la Corte di Appello di Perugia. Grazie. Ringrazio, sono molto onorato di questo invito a questo interessante e vedo anche molto appassionato convegno. Saluto il sindaco, ringrazio per l'ospitalità e anche per questo l'avvocato Antonelli, ma permettetemi anche di salutare insieme a tutti voi i rappresentanti delle forze dell'ordine che mi onorano con la loro presenza. E vedete, in Italia ogni volta che si parla di qualsiasi cosa, da dove la giri giri, si va a finire sempre a parlare di corruzione. Di corruzione e di criminalità organizzata. Perché ha ragione Di Matteo, come ricordava prima l'avvocato Antonelli, corruzione e criminalità organizzata, quella che noi chiamiamo mafia, che poi è la madre, diciamo, di tutte le mafie che ci sono oggi, sono effettivamente due aspetti della stessa medaglia, perché ce l'ha insegnato Giovanni Falcone, ce l'hanno insegnato chi ci ha preceduto. La mafia è criminale, è efferata, ma non è stupida. E prima di sparare, prima di insanguinare, prima di provocare comunque la inevitabile reazione dello Stato, come ci fu per un periodo di tempo, ahimè, troppo breve secondo me, dopo le stragi del 92, e prima di provocare questa reazione, preferisce arrivare con metodi più silenziosi, più subdoli e talvolta anche però anche più efficaci. E il metodo principale è quello della corruzione. Poi, se dopo il soggetto non vuole proprio capire, non vuole neanche accettare, allora eventualmente si passerà ad altro. E quindi la corruzione è il ventremonde, diciamo, al quale la mafia facilmente si espande. E si è espansa, perché oggi non possiamo più parlare di mafia come se ne parlava alla fine dell'Ottocento, nei primi del Novecento, come di fenomeni concentrati in zone poco fortunate del nostro paese, la Sicilia in modo particolare, la Calabria, ma anche la Campania e ahimè anche la Puglia. Oggi invece parliamo di un fenomeno corruttivo, di un fenomeno mafioso, vedete come è facile sbagliare dall'uno all'altro, ma non si sbaglia, che si è allargato un po' dappertutto, e soprattutto in quelle zone dove c'è più denaro, dove c'è più possibilità di arricchirsi. Non a caso nel nord più florido e più ricco si sono registrati presenze mafiose di altissimo livello. Stiamo parlando della Lombardia, stiamo parlando del Piemonte, stiamo parlando della Liguria, ma ahimè anche della nostra vicina confinante Emilia-Romagna. Perché dico questo? Dico questo perché appunto per mettere in guardia da questo tipo di rischio che oggi qui è già stato evocato in maniera, come dicevo prima, molto, molto appassionata. E voi mi direste, ma che cosa c'entra col terremoto? Un pochino c'entra nel senso che laddove c'è denaro, dove c'è tanto denaro, allora lì il rischio che ci siano delle persone che abbiano intenzione di lucrare sulle disgrazie, sulle tragedie, è un rischio assolutamente concreto. E questo rischio noi lo abbiamo verificato. Io fino a un anno scorso, fino all'anno passato, ero procuratore all'Aquila e quindi mi sono occupato in prima persona di questo fenomeno e abbiamo dovuto registrare. E per fortuna ce ne siamo accorti, ma sappiamo ciò di cui ci siamo accorti, ovviamente non quello che non siamo riusciti a scoprire, di una pesante infiltrazione di Casalesi, del gruppo dei Casalesi, conoscete, no? Avete sentito parlare di questo gruppo mafioso che entrava attraverso, entrava nella ricostruzione attraverso le imprese pulite della zona, pulite intendo dire che non avevano il certificato penale sporco, che avevano superato
le cosiddette le barriere delle white list, delle interdittive, delle possibili interdittive predettizie, e che però non avrebbero avuto gli strumenti e le risorse sufficienti per poter affrontare quel tipo di ricostruzioni. Arrivavano i casalesi che la davano, avevano la possibilità di sopperire con i loro mezzi. Questo però portava, oltre a una, diciamo così, come in generale, a drogare e a rendere infido il mercato, perché ovviamente se arriva una ditta che ha una possibilità illimitata di denaro, piazza le ditte che invece devono stare attenti ai conti e a tutto il resto, ma anche a fenomeni socialmente spregevoli come il caporalato, come lo sfruttamento dei lavoratori nella esecuzione di queste opere, che venivano tenuti in condizioni molto, molto disagiate e molte cose. Quindi dico, questo rischio si verifica nel momento in cui c'è molto denaro, e il terremoto è, come è stato ricordato prima, un evento drammatico al quale segue un flusso di denaro notevolissimo nei 6-8 anni che hanno costituito il mio punto di osservazione del fenomeno del terremoto aquilano. Sono stati stanziati ed erogati solo per la ricostruzione 12 miliardi. Fate un po' il conto, vedete in giro se ci sono giri di affari più importanti e più cospicui di questo. Allora, che cosa si può fare? Che cosa si deve fare di questo? Cerchiamo un pochino di orientarci, perché vedete, quando io ho detto che la corruzione è il volto, è un aspetto della mafia, e che mafia e corruzione sono due cose che vanno perfettamente d'accordo e spesso sono inscindibili, e vorrei essere più preciso, come già ha fatto Di Matteo attraverso quello che ci ha ricordato l'avvocato Antonelli prima. Cioè, se c'è mafia ci può essere anche corruzione, se c'è corruzione, ma non è detto che ogni volta che c'è corruzione ci sia anche mafia. La corruzione non l'ha inventata la mafia, ahimè, ma la mafia si serve anche di questo strumento per raggiungere i suoi fini. Perché dico questo? Perché bisogna stare attenti nel nostro desiderio di combattere la mafia, di non considerare che tutto sia mafia, che tutto sia completamente mafia, perché commetteremo un imperdonabile errore. Da un lato quello di, sapete, se tutto è mafia poi è facile che si perda un pochino il senso di ciò che realmente va combattuto, e nell'altro senso di non lasciare impunite determinate situazioni che, anche se non sono mafiose, meritano ugualmente di essere sanzionate e di essere colpite. Allora, nella ricostruzione del terremoto, nella ricostruzione che avviene post terremoto, ci sono due grossi problemi che vanno affrontati. Uno è quello del contesto normativo, perché il sindaco nel suo intervento iniziale ha messo bene l'accento su una situazione. Guardate che una legislazione e una normativa, quanto più complessa è, tanto più facilita la corruzione. Non crediate che una disposizione normativa è dettagliata e, vorrei dire, pignolesca, metta al riparo dalla corruzione. Questa è un'illusione, e non so onestamente quanto sia un'illusione in buona fede. Attenzione, non fraintendetemi, non voglio dire che non siano in buona fede quello che lo fanno, dico semplicemente che di fronte alla realtà dei fatti si ha il dovere di aprire gli occhi certe volte, insomma, ecco. L'ingenuità può essere scusata fino a un certo punto. Più scalini, più step, come si dice oggi, più ostacoli poni, più autorizzazioni devi chiedere, più controlli devi effettuare, sono tutti momenti per superare i quali è possibile, non dico che sia sempre così, per fortuna, ma è possibile che ci sia la tangentina, la tangentona da pagare.
Invece una semplificazione normativa facilita la realizzazione e diciamo così, rende meno necessaria la corruzione. Se tu puoi ottenere il tuo permesso, puoi realizzare la tua casa, puoi fare così come, guardate, Angelosino, che è, apro questa brevissima parentesi, che è un grosso collaboratore di mafia, uno dell'ultima generazione, ed è stato un collaboratore di rango molto importante, perché era quello che per Cosa Nostra curava proprio gli appalti. Ricordate i pizzini di Provenzano, tutte quelle cose di questo lo devi dare a quello, questo, ecco, tutta questa gestione era curata da Angelosino. Quando Angelosino viene interrogato dai colleghi della Procura di Palermo, quando aveva già iniziato la sua collaborazione, gli chiedono, dice, ma Sino, ci dica che cosa si può fare per contrastare, per combattere la mafia. Allora Sino ci pensò un pochino e gli rispose, fate funzionare la pubblica amministrazione. Ecco, il nodo è proprio questo. Se il cittadino riesce a ottenere ciò di cui ha diritto, attenzione, ciò di cui ha diritto, che sia la prestazione dell'ARD, che sia il certificato comunale, che sia il permesso per costruire, per aprire un negozio, tutto quello che è necessario adesso, e lo può ottenere per le vie legali e semplicemente, non c'è bisogno, non c'è spazio per la corruzione. La corruzione allinea e cresce proprio là dove ci sono gli ostacoli. Però, attenzione, ecco perché dico, bisogna considerare le cose come stanno. È una completa, diciamo, un annullamento dei vincoli normativi potrebbe portare, il nostro paese non è un paese, diciamocelo ragazzi tra di noi, non è un paese che ha un altissimo tasso di legalità, tutti quanti noi lo riconosciamo, facciamo un piccolo così esame di coscienza. Se una cosa la possiamo avere non è perfettamente legale, non dico che non andremo a rapinare, per fortuna la maggior parte di noi non è questo il livello di illegalità del quale sto parlando, però se c'è una possibilità di ottenere qualcosa, un piccolo privilegio, anche se a scapito, lo faremmo tutti, purtroppo. Quindi è vero che una eccessiva deregolazione potrebbe portare a questo, ma dovrebbe essere compensata. Potrebbe essere compensata da un intervento, chiamiamolo così, a posteriori, cioè repressivo. Bene, io ti ho dato fiducia, un po' il concetto che c'è, è anche quello un po' così, dell'autocertificazione. Io non pretendo che tu mi dia subito certificati, mi fido della tua parola, però se poi mi accorgo che tu hai mentito, purtroppo invece da noi non succede niente. Se mi accorgo che hai mentito, se mi accorgo che hai truffato, adesso la dico grossa quando dico non succede niente, perché succede, però non succede quello che dovrebbe succedere e che potrebbe costituire quel pericolo, quel rischio e quindi quel deterrente a non commettere queste cose. Perché? Ora vediamo, se avete ancora qualche minuto di tempo, cercheremo di capirlo insieme. E allora, se questa è la situazione, vedete che nel contesto del terremoto tutto questo si verifica. Ora, è stato ben descritto prima, ma vorrei aggiungere qualcosa. Il terremoto dell'Aquila ha portato nel giro di pochi minuti 40-50 mila sfollati. Sono stati citati e tutti gli altri terremoti, a cominciare da quello del Friuli, da quello dell'Irpinia. Pensate, io quando sono entrato in carriera, in magistratura, mi sono occupato, tra i miei primi processi, è stata un po' profetica la cosa, mi sono occupato del terremoto del Belice, che però era avvenuto quando io ero bambino, quindi voglio dire, ho avuto il tempo di completare le scuole di fai, di occuparmi della ricostruzione del Belice, che credo sia ancora in corso. Sì, esattamente, no? Perché ho dimenticato di dire che ho iniziato a Marsala, che era competente sul Belice. Allora, dicevo, 40.000 sfollati, anche di più, una situazione
assolutamente gestibile. Gli altri terremoti hanno avuto anche ancora più morti, come è successo in Friuli, all'Aquila solo, ovviamente mettete voi le virgolette in questo solo, 309 morti. Però in quel momento all'Aquila in un attimo non c'è stato più nulla. Ma che vuol dire nulla? Non c'è stato un comune, non c'è stato un luogo dove telefonare, non c'è stata una scuola, non c'è stata una caserma dei carabinieri, non c'è stata una caserma della finanza, tutte crollate. In un solo attimo all'Aquila, in una città di 80.000 abitanti, capoluogo di regione, è scomparso tutto, è scomparso lo Stato, o perlomeno sono scomparsi i luoghi fisici nei quali lo Stato poteva manifestarsi. Anche se ha ripreso subito, mi raccontavano, io non c'ero, sono arrivato qualche anno dopo, ripeto, in tempo per mandare avanti certi processi, e lo Stato è riapparso sui cofani delle macchine, dove la polizia giudiziaria attendeva i verbali per i primi accertamenti, è riapparso nei container, nelle tende per quanto riguarda l'ospedale, peraltro era uno dei luoghi crollati. Ecco, di fronte a una situazione di questo genere, con una massa di esigenze di ricostruzione, dicevo prima, non ricordo se l'ho detto, comunque lo ripeto, sono stati erogati 12 miliardi solo per quanto riguarda fino a quel momento la ricostruzione dell'Aquila, e altri 10 ne sono stati stanziati e vengono erogati annualmente. Speriamo ovviamente non che ovviamente questi eventi che vengono, siccome le risorse sono quelle, speriamo che non portino a un rallentamento. Bene, in questa situazione qual è il problema? Da un lato quello delle infiltrazioni della criminalità organizzata, che, come diceva qualcuno prima, l'Antonelli, non è che riconosciamo dalla coppola e dalla lupa messa a tracolla, si presentano con un volto da imprenditori, con un volto normalissimo, oppure con i segni, non che siano loro sono le vittime, però quando arrivano queste manovalanze o dalla Romania o da certe zone tipicamente ad alto tasso di mafiosità, sono il segno che sono arrivati. Però c'è anche un altro aspetto, c'è un altro aspetto che deve essere tenuto conto, quello del quale si parlava prima. Perché vedete, quando io ho detto che tutti noi, facendoci questo esame di coscienza, siamo un po' tentati quando si verifica qualcosa, se abbiamo un danno e questo danno può portare a un risarcimento, tutto sommato, se lo possiamo gonfiare un po', lo gonfiamo, senza pensare che, siccome la torta è quella, e se ne prendiamo un po' più noi, magari c'è qualcun altro che resterà privo. E allora dobbiamo stare attenti, perché se la ricostruzione e il rimborso o l'erogazione riguarda soltanto la casa nella quale io abitavo e non anche la seconda casa, devo stare molto attento. O dovrei evitare di cercare di dimostrare che sono un mio parente, un mio coso, o io stesso abitassi proprio in quell'altra seconda casa che magari era già mezza diroccata e che poi viene fatta. Sto facendo degli esempi così, ma voi capite benissimo che ognuno di queste cose che io sto dicendo si riferisce a un qualche cosa. Allora, di fronte a una situazione di questo genere, pensate un po' a una partita, cioè io immagino il magistrato come una sorta di arbitro in una partita di calcio, no? Che cosa fa l'arbitro nella partita di calcio? Che cosa deve fare? Quando c'è un fallo, fischia. Però questo presuppone che i 22 giocatori giochino regolarmente. Cioè, uno fa un fallo, poi ne fa un altro. Ma se la cosa comincia a fare falli tutti quanti contemporaneamente, allora lo strumento del diritto penale e del processo penale, quindi quello che può fare il magistrato, non è più sufficiente. E allora, vedete, noi siamo organizzati, anche qui voglio ricordare e ringraziare, anche se non lo sapranno,
i colleghi, i miei collaboratori, sia della magistratura, sia delle forze dell'ordine, mi riferisco a tutte e tre le principali forze dell'ordine, ma anche al Corpo Forestale dello Stato, che oggi è felicemente trasmigrato nei carabinieri. E ci siamo organizzati in modo da fronteggiare queste due situazioni. Da un lato questo più grosso problema delle infiltrazioni. E come lo puoi fronteggiare questo? Guardate, cioè, sulle ricostruzioni pubbliche è più facile, perché sulla ricostruzione pubblica, cioè sugli edifici, ci sono le interdittive del prefetto, ci sono dei controlli molto rigorosi che la normativa prevede. E quindi appena c'è un sospetto, o nella compagine di una società, di un'impresa, c'è uno che è stato cugino, parente di uno che ha avuto il nipote indagato per 406 bis, cioè per associazione mafiosa, subito viene esclusa. Poi magari farà ricorso al TAR, magari lo vincerà, perché è possibile che lo vinca, però tutto questo ha realizzato un contenimento della possibilità di infiltrazioni nel pubblico, nella ricostruzione pubblica. Questa normativa non c'è nel privato. Nel privato ognuno, si parla di aggregati, si parla di condomini, hai subito un danno, a questo punto viene eletto, scelto, anche questa è una procedura così, una persona che dà l'appalto e che segue i lavori e che organizza. Siamo completamente nel settore privato. Dice, ma che cosa significa questo? Significa intanto che quella normativa che riguarda la selezione e lo sbarramento per le imprese che hanno un sospetto di mafiosità non si può applicare. Io privato do l'appalto a chi voglio. La seconda cosa è questa, che essendo un privato quello che gestisce, non si possono applicare né le sanzioni, diciamo così, le fattispecie penalmente rilevanti che riguardano i pubblici ufficiali e che per questo sono un po' più efficaci, sia in termini di pena, ma soprattutto prima di arrivare alla pena, prima di arrivare alla condanna, dico sempre io, li dobbiamo scoprire prima. E quindi quando devi indagare su un pubblico ufficiale, hai delle possibilità investigative più efficaci rispetto a quelle che hai quando devi indagare nei confronti di un soggetto privato. E lì risolvemmo il problema. Questo è uno dei casi che dicevo prima alla giornalista, alla dottoressa, che mi ha cortesemente fatto fare una battuta per il TG3. È uno dei casi in cui la politica, il legislatore, è stato sensibile, per carità, ci sono voluti anni, ma insomma voglio dire, rispetto ai tempi ai quali noi siamo abituati normalmente quando parliamo di questioni politiche, è sembrato un battito di ciglia, insomma, rispetto alle cose. Perché individuammo la possibilità di ritenere che questo capo condomino fosse un incaricato di pubblico servizio. La cosa ha retto da un punto di vista di giurisprudenza e poi è stato recepito in un decreto che è stato fatto per L'Aquila. Però qui mi fermo, anche perché vedo che sto abusando del tempo e della vostra pazienza, però devo dire una cosa, vale per L'Aquila, non vale per il Lazio ora, non vale per altre cose. Probabilmente lo useranno o lo faranno, perché ci sono state delle riunioni che possano. Ma se io dovessi avere un auspicio, ripeto, per chiudere questo intervento, ne avrei uno di una normativa che riguardi i grandi eventi. Il sindaco prima mi diceva che qui c'è stata, avete subito un'alluvione. Allora, giustamente al Consiglio Superiore, dove ci hanno convocati per discutere di questo tipo di problemi, si parla di problematiche degli eventi drammatici, non necessariamente terremoti. I problemi possono essere affini dopo nella ricostruzione, non è detto. E quindi una normativa che sia una volta semplice per tutti. E poi c'è un altro problema
che non riguarda solo questo, ma che viene in luce proprio in questo tipo di problema: l'inefficienza del nostro sistema investigativo processuale. Ripeto, qui non si tratta soltanto del processo che dura molto e dura troppo e arriva tardi. Si tratta proprio, prima di arrivare a questa fase che pure è importante, noi dobbiamo avere la possibilità di scoprire le cose. E di fronte a una situazione di questo genere le risorse che si possono mettere in campo sono limitatissime, perché le forze di polizia sono quelle che sono, la magistratura è quella che è anche numericamente, e quindi torniamo a quell'esempio che vi ho detto della partita di calcio: è come se avessimo bisogno di 10 arbitri, ecco, insomma, e ne abbiamo invece uno solo, è sempre lo stesso. Questo è il principale problema, che non consente di avere la certezza che quello che è stato scoperto, che poi devo dire anche è certamente contenuto entro i limiti fisiologici, perché non vorrei avervi dato l'impressione sbagliata: la popolazione dell'Aquila è una popolazione sana che è stata colpita ed è una popolazione onesta. Ovviamente, come in tutte le situazioni, in tutte le belle famiglie, c'è qualcuno che ha cercato di lucrarci, e questo lo abbiamo stanato, lo abbiamo trovato. Però se avessimo avuto più forze, forse sarebbe stato anche, non ci sarebbe stato neanche bisogno, perché oggi purtroppo hai la ragionevole probabilità, se commetti qualche cosa di illegale, di poterla fare franca. Questa è una cosa alla quale ci dobbiamo impegnare tutti, perché non è solo un problema di noi magistrati o dei carabinieri o delle forze dell'ordine, è un problema di tutti noi. E io dico sempre che la legalità si misura anche se passi col rosso quando non c'è nessuno, meglio fermarsi, tra l'altro si evitano molti danni. Però diamo una scala a tutto, rendiamoci conto che un sistema giudiziario più efficiente alla fine farebbe vivere meglio tutti quanti noi. Vi ringrazio davvero.